Migliaia di persone in processione verso il santuario della Madonna d'Appari, in onore della Madonna, come tradizione vuole, ogni martedì di Pasqua. Uno spettacolo mozzafiato, ambientato in uno degli scorci più suggestivi della Conca Aquilana, dove rivive in modo dirompente la tradizione. Il cammino dei paganichesi è partito dalla nuova Chiesa degli Angeli Custodi, passato per la piazza centrale, fino al santuario della Madonna d'Appari, affollato come non mai di gente, devoti, famiglie con bambini al seguito, anziani, tutti pronti per la tradizionale scampagnata pane e vino casereccio da condividere nelle porzioni di verde attraversate dal torrente Raiale dopo la Santa Messa officiata dal Vescovo Ausiliare dell'Aquila Monsignor Giovanni d'Ercole e dal Parroco di Paganica Don Dionisio Rodriguez. Una tradizione che a Paganica si rinnova come ogni anno a chiusura dei festeggiamenti in onore del patrono San Giustino nel giorno del lunedì dell'Angelo e della Madonna d'Appari il martedì di Pasqua. Per la comunità di Paganica l'evento religioso rappresenta un momento di riflessione e di fede. C'è spazio per i ricordi e per la commemorazione nell'animo delle persone che incontriamo aspettare la processione in piazza. Oggi prego per la Madonna e per le famiglie. Perché c'è tanto bisogno d'aiuto. Più di questo che altro può fare. I paganichesi a questa Madonna ci tengono moltissimo. C'è bisogno di ritrovare la fede in questo periodo? Sì, soprattutto quello. Questa è una delle manifestazioni più importanti per il nostro territorio. Per fortuna è la nostra cultura, la nostra storia, per fortuna si continuano a mantenere, anche con tutti i disagi. Per i paganichesi questo giorno di devozione è molto importante, perché? Perché ci lega al passato, ci lega alle tradizioni che magari con il terremoto possono sembrare svanite, ma che di fatto così non è. Ma mi sono reso conto che comunque questa tradizione è importante anche per tutto il circondario, per l'Aquilano, perché si sta sempre più riscoprendo quelle che sono queste tradizioni e la Madonna d'Appari per noi è la tradizione. Lei oggi, signora, che cosa chiederebbe alla Madonna se potesse? Una grazia veramente grande. In periodo di difficoltà il paese, perché qua non se ne può più. È sempre pieno di gente, è una festa che richiama tutta la conca qua, tutta l'Aquilano. Prevede la tradizione, quindi la processione, la messa e poi? Ma in teoria la cosa più bella è, ecco, appunto, la processione con tutte le statue che accompagnano la Madonna d'Appari e San Giustino, che è il santo patrono che abbiamo festeggiato ieri, la messa e poi una processione di ritorno. Poi è diventata un po' un'usanza, non proprio però, diciamo, legata alla tradizione religiosa, quella che i portatori delle statue durante la messa facciano una piccola scampagnata e condividano qualche salame, qualche bicchiere di vino per reintegrare le forze e essere pronti per ripartire. Un'ora dopo, puntuali, le statue portate a spalla da quattro gruppi della parrocchia arrivano di fronte all'altare, allestito fuori il santuario, per accogliere le migliaia di fedeli intervenuti. Sulla festa della Madonna d'Appari non è mai calato il sipario, neppure dopo il sisma, quando si è deciso in un clima di austerità e di lutto di trasmettere, anche se in toni più dimessi, un messaggio di speranza per il futuro. Quest'anno il successo di partecipazione riscosso dalla manifestazione è andato oltre ogni più rosea previsione, attirando turisti provenienti anche da altre regioni. La denominazione del santuario della Madonna d'Appari trae origine dall'apparizione dell'immagine sacra della Madonna, avvenuta a Paganica nel XV secolo. La Madonna sarebbe apparsa a Maddalena Chiaravalle, una giovane pastorella che si recava quotidianamente presso l'edicola votiva della Vergine per pregare.